Allora, numero 5 del Presidente, sono le linee di indirizzo per gli enti del settore regionale allargato, società in auto, in materia di contenimento. Non so però cosa ci facciamo fare la Giunta, eh? Che possono fare sto casino. Vabbè, facciamo che c'è casino, dai. Ma il Rossello mi sembra che Leggiamo, vediamo cosa. Approvazione della convenzione tra la Regione Liguria e INAIL, Direzione Regionale Liguria, per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione in favore di infortunati sul lavoro e di mi sembra tecnica, no? Numero 7, il vicepresidente. Progetto di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella città di Genova, legge 4498, articolo 71, non aggiornamento del programma, richiesto di economia di appalti, interventi in programma, articolo 20, legge. Numero 8, assessore Boitano, approvazione dello schema di protocollo d'intesa con la Direzione Regionale del Lavoro e fini dell'utilizzo sul territorio regionale dell'applicativo informatico per l'invio delle notifiche preliminari di cantiere. Loro uscire. Un po' del registro, lì che venga dentro, dai. Facciamo casino. Ho fatto tanti casini io quando ero in fabbrica. Andiamo avanti, dai. No, perché per quanto riguarda la notifica per il medicamento è una semplificazione per quanto riguarda questo argomento, che è un'impresa quando inizia un lavoro ha una serie di complicazioni per notificarlo all'ASL, per notificarlo all'inizio del lavoro. In questo modo possono fare la lettura online e siamo d'accordo con tutti per farlo in questo modo, perché è una norma a livello nazionale. Numero 9 dell'assessore Briano, che ha delegato all'assessore Rambaldi, individuazione dei principali fattori di rischio e della dotazione minimale di dispositivi di protezione individuale per il volontariato libero di protezione. Numero 10, assessore Briano, ARPA, il trasferimento fondi annualità 2014 per lo svolgimento delle attività istituzionali in materia ambientale, impegno di euro 1.472.000. Numero 11, assessore Cucinelli, approvazione del programma annuale di una commissione regionale per la zona contestuale impegno risorse a favore della Camera di Commercio di Genova, impegno 50.000 euro. Numero 12, assessore Rambaudi, progetto di miglioria giovani insieme, interventi a favore dei giovani di quella intesa approvata in sede di conferenza di entità del 17 ottobre 2013 sulla ripartizione del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2013. Impegno di euro 104.613,10. Questo che è numero 12. Numero 13, assessore Rambaudi, promozione e valorizzazione di ampliamento al programma di formazione all'inizio da realizzare a livello di distretto sociosanitario, impegno di euro 200.000, anno 2014. Numero 14, autorizzazione e anticipazione di cassa 2014 sulla legge regionale 15 del 2002, ordinamento contabile della regione Liguria. Numero 15, assessore Rossetti e Briani, deliberazione numero 15 data 11 aprile 2014 del Consiglio dell'Ente Parco dell'Abeto concernente il rendiconto dell'anno 2013, determinazioni conseguenti. Numero 16, assessore Rossetti, approvazione del regolamento di contabilità economico patrimoniale dell'ARSEL di quell'ordinanza dello schema di bilancio. Poi la 18, numero 18, assessore Rossi, determinazione delle risorse decentrate. Inviata. Anche successiva. A tutte e due, 17, ma l'altra non so. 17 e 18. Numero 19, assessore Vesco, approvazione della rimodulazione del piano delle forniture di cui è la convenzione tra Ditta Regione Liguria, sottoscritta in data 19 gennaio 2010, ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'articolo 63,12 legge 133 del 2008. Fuori sacco. Fate venire le avvocate. Sì, 5 minuti, 10 minuti. Del Presidente, concessione del patrocinio e uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Assessore Rossetti e Vicepresidente. Eh,
deliberazioni numero 1 dell'11 marzo 2013 e numero 2 del 12 giugno 2013 del liquidatore del Consorzio Centrale Regionale d'Acquisto concernente il bilancio di esercizio 2012, il bilancio finale di liquidazione. Assessore Cucinelli, Rossetti e Vesco. Approvazione del protocollo d'intesa per la stipula rimodulazione dell'accordo di programma savonese Val Bormidese. Cos'è questo? È l'ipotesi di revisione del vecchio accordo di programma fatto per la Val Bormida, costruito con istituzioni savonesi e d'intesa con il Ministro. È l'approvazione da parte della Giunta del nuovo CEN. Dell'assessore Cascino. Comune di Genova, conferenza di servizi, ex articolo 15 di PR 509 del 97, per l'ammissibilità all'ulteriore fase del procedimento del progetto preliminare volto alla realizzazione di un porto turistico in località Pelli. E poi un argomento dell'assessore Briano. Norm, PDL 344 del 2014, norme regionale per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari, proposta di PDL alternativa. Se c'è da scegliere qualcosa nell'argomento. È un argomento. Ma io, non senti tu, no? No, ma scusa, Renato mi ha delegato e non l'avevo visto perché avevo dato per quando le delibere, ma... No, va bene, dai, voglio guardare. Perché non avevo capito, forse non riuscivo a capire, poi per gamba tesa sociale, adesso ho capito. non avevo proprio letto con questo. Allora, poi ci sono alcune richiesta di presenza del gonfalone per la cerimonia sabato 31 maggio 2014 alle ore 10 inaugurazione monumento. Dov'è? Chiavari. Ti toccherà. Chiavari. Invece pellegrinaggio diocesano nel mondo del lavoro 1 giugno 2014 alla Madonna della Guardia. Moitano, Ossetti, Genovese, Montaldo, ci vai, allora mettiamo. Poi un altro invece era commemorazione attentato terroristico 8 giugno 76, martedì 3 giugno alle 9 presso Salita Santa Brigida, poi presso il liceo classico Doria. Detto un po' se può andare a un setto montato. E un'altra cerimonia, anniversario fondazione Arma dei Carabinieri, 9 giugno, 9.30 presso la caserma Vittorio Veneto di Genova. Avrei detto un po' che qua da qualcuno il tempo di fare queste cose qua. Va bene, vediamo le cose qui e poi chiudiamo, dai, oggi siamo tutti presi da altro, dai. Allora, oggi presentiamo in modo ordinato sul sito, non ho ancora visto ma ci sarà, le schede. La scheda dei 71 interventi scolastici, diciamo, fatti in corso in questi anni. Poi presentiamo il San Lorenzo e vediamo più tardi di Perotti, con cui vorremmo parlare un po' anche del Nautilus, 10:30, diciamo, possiamo farlo anche fuori streaming, cioè,
Poi ci sono due schede della sanità che riguardano la prima, l'ospedale di Sesti Levante, che ha subito lavori di ammodernamento, eccetera, che vengono inaugurati, presentati l'11 giugno, immagino d'accordo con l'assessore Montaldo. E invece poi c'è una scheda rilevante, un intervento molto grosso da 5 milioni nell'ospedale di Lavagna per lavori dell'SPDC che vengono conclusi a luglio, aprile, aprile finiti, luglio inaugurati 15. Sì, questo qui è legato all'intervento di messa in sicurezza di Arezza che però credo stia per partire. Poi ci sono le prime iniziative di giugno, il 6 si inaugura il polo da Dognocchi a Spezia, che mette in moto un risico molto importante, un risico di spostamenti molto importante, che gli spezzini non so se si riconoscono. Sempre il 6, poi si inaugura una casa di riposo per anziani, privata, ma ci hanno chiesto di essere presenti. Ecco, non abbiamo scritto nell'elenco un'altra volta, perché non è un'opera finanziata da noi, ma cosa di domani a Sesti Levante, se fosse interessato, il Parco Mandela, e domani alle? No, no, pomeriggio. Vabbè, chiedo a Michela, magari lo diciamo. Poi il 7, il sindaco di Cairo ci chiede di inaugurare la residenza per anziani di Cairo stessa, che è stata fatta invece con risorse, anche con risorse regionali, all'11, diciamo, c'è con i sensi di cui vi ho parlato. Giugno-luglio adesso rallentiamo, perché il Comune ne ha fatto tantissime, a aprile e maggio per evidenti motivi, adesso ce ne sono più. Se non avete altre cose chiudiamo, che oggi poi tutti facciamo altro. Chiedevo al segretario, sì, se si può sollecitare il piano della comunicazione 2014. Siamo a maggio, ogni tanto mi sono chiesto di fare un intervento su un giornale sull'altro. Ci pensi tu? Cosa parodica delle fatte di cose? Se lo coordinami con tutti gli uffici. Sì, avete altre cose? Sì, sono tre lire ormai, eh. Abbiamo riservata? Non abbiamo la... Sì, se non ci sono altre cose, sì. Oggi siamo tutti un po' presi da altro, no?